Prego. Grazie. Devi andare da qualche parte. Sì, al lavoro. Non ti piacevano i miei sandwich? Non mangio il pesce. Perché? Perché fanno pipì al mare. Come i bambini. Ma io non mangio i bambini. Che lavoro fai? Sono una specie di giornalista. Una specie perché? Scrivo necrologi. Ti piace lavorare con i Sì, diciamo che è un modo come un altro per vivere. morti? Sei cresciuto in un cimitero? Sì, in periferia. Pensi che arriverà qualcuno? Sì, prima o poi. Ma ti fa molto male. Vabbè, sopravviverò. Vuoi che ti alzo la gamba? Non Perché? so, di solito è così che si fa in queste occasioni. Vuoi Quali occasioni? che ti alzo la gamba? Sì, per favore, grazie. Ho un cellulare, vuoi chiamare qualcuno? No, non conosco nessuno. Chi è che ti taglia i bordi del sandwich? Io. Tua mamma ti tagliava i bordi del sandwich, Sì, da piccolo sì. eh? Beh, li dovresti mangiare, i Tu bordi. dovresti smettere di fumare. Grazie per avermi raccolto dalla strada. Sei È stato un piacere. il mio cavaliere. E tu la mia damigella. Ma perché non hai guardato? Io non guardo mai dove cammino. Eravamo fermi al semaforo. Ti ho guardato negli occhi e tu ti sei lanciato in strada. E poi? Poi mi hai guardato e mi hai detto ciao sconosciuto. Troia. Ho notato che avevi un taglio sulla gamba. Sì, Mi hai guardato le gambe? è possibile. Dovresti andare al lavoro. Stai dicendo che vuoi che me ne vada? No, sto dicendo che dovresti andare al lavoro. Ma che ci facevi a Blackfriars Bridge? Guardavo dove smerciavano la carne, dove la scaricavano. Le carcasse. Perché? Perché sono disgustose. Senti, ma che cos'è che volevi fare veramente, dai? Che cos'è che volevi veramente scrivere? Il mio sogno era fare lo scrittore. Sì, ma non avevo una voce personale. Che cazzo dico? Non avevo talento. E alla fine sono finito ai lasi bere del giornalismo. Dai, dimmi di più, ti voglio immaginare nella Siberia del giornalismo. Sul serio? Sì. Noi la chiamiamo la necropagina. Siamo in tre, io, Harry e Graham. Ogni volta che arrivi in ufficio, Graham dice sempre la stessa cosa. C'è qualcuno oggi sul tavolo di marmo? Che significa è morto qualcuno di importante stanotte? Se è morto di qualcuno di importante, andiamo al grande freezer, che sarebbe un computer che contiene appunto la vita delle persone morte. Cioè, voi scrivete i necrologi mentre le persone sono ancora in vita. Non tutte le persone, solo quelle importanti. Ma sei sicura che vuoi sapere queste cose? Se non è morto nessuno di importante, in ogni caso il nostro editore Harry ci dice cosa fare, ci fa affiancare qualcuno. E poi a fine giornata ci mettiamo tutti davanti al computer per leggere il giornale che uscirà il giorno dopo. E alla fine scriviamo anche degli eufemismi per divertirci, sì. Tipo, Tipo, quali? non so, amante della convivialità. Sarebbe un alcolizzato. Oppure si godeva la sua privacy. Frocio perso. Quale sarebbe l'eufemismo per Me? Non so, era un uomo riservato. per me? Era disarmante.